Confindustria a fianco dei lavoratori della Varzila che rischiano il posto di lavoro. Una situazione inusuale quanto fortemente significativa. Michelangelo Agrusti, numero uno degli industriali dell'Alto Adriatico, ne fa una questione di principio. Siamo qua non per un caso, siamo qua a manifestare non la solidarietà ma la vicinanza totale di Confindustria Alto Adriatico alle maestranze, a tutti i lavoratori, a tutti gli operai e le operaie di questo stabilimento, perché quello che è avvenuto in queste ore è un fatto di una gravità assoluta. La cosa non può passare in questa maniera. Noi ci batteremo in tutte le sedi politiche. Sono stato in contatto da ieri sera fino a tutta la mattinata con il presidente Fedriga, sono qua con l'assessore Rosolen e le organizzazioni sindacali, perché dobbiamo creare una grande unità tra tutti i soggetti di questa città e di questa regione per far capire alla Varzila che così le cose in Italia non vanno e non si fanno, tantomeno in questa regione. Chiarissimo il messaggio dell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, sempre in prima linea in questi anni per le questioni relative a Varzila e stamani tra i primi davanti ai cancelli dello stabilimento. Io penso che questo sia un atto grave nei confronti di Trieste, della regione, e penso sia un atto grave nei confronti dell'Italia. Sono molti mesi che stiamo seguendo i problemi della Varzila e credo che oggi prendiamo atto che sicuramente non sono stati improntati nella correttezza e nel reciproco rispetto. Chiediamo ovviamente, ma questo è il primo dato di un lungo percorso, il ritiro immediato della procedura.